Il problema della violenza sulle donne, i femminicidi, una tragedia del nostro paese. C'è stata un'assemblea d'istituto oggi al Tito Acerbo in cui è stata ricordata anche Jennifer, una cerimonia toccante. Questi ragazzi hanno toccato con mano, oggi hanno capito la tragedia che voi avete vissuto e quanto è importante lavorare sotto questo aspetto. Ogni volta che ci hanno invitato a questo tipo di manifestazione, mia mamma non abbiamo esitato nemmeno un secondo a parteciparne, perché penso che per questi ragazzi la nostra testimonianza possa significare qualcosa in più, perché ecco, facciamo parte della loro città, è successo a Pescara, poteva essere la loro sorella, poteva essere un loro familiare, e quindi ogni volta che appunto ci coinvolgono in queste situazioni noi non esitiamo. Noi ragazzi in primis siamo stati gli artefici, diciamo, di questa assemblea, che ha come funzione quella di spingere i ragazzi a parlarne, con una persona che può essere uno specialista. Infatti la nostra scuola, il Tito Acerbo, ha un sociologo all'interno ed ha un progetto affinché i ragazzi possano estinguere i loro problemi, quindi è molto vicino a noi studenti. Oppure parlarne con una mamma, con un genitore o anche con degli amici, o anche con noi rappresentanti in primis. Oggi questa assemblea conclude le assemblee di quest'anno, che sono state dedicate a problematiche importanti nella vita di tutti i giorni. I ragazzi hanno scelto la violenza sulle donne perché da alcuni anni la scuola porta avanti all'interno di un suo progetto la sensibilizzazione sul tema. Oggi però hanno organizzato tutto da soli, hanno voluto i testimoni, perché con i testimoni si comprendono veramente le situazioni, hanno voluto gli avvocati, hanno voluto degli psicologi, e abbiamo ascoltato delle storie, rivissuto delle vicende terribili che però lasceranno sicuramente il seme in queste giovani menti per combattere sempre in prima persona la violenza sulle donne, e per vivere attivamente il loro percorso di cittadinanza.